Michele Scarponi, molto pimpante, è stato lui a riportare un gruppettino di una decina di unità sulla coppia di testa e ora va a rilanciare l'azione. Eh sì, Sagan alla ruota di Scarponi, campione slovacco, già conquistato due tappe al Tour dell'Oman e quest'oggi poi si è dovuto ritirare per qualche problema fisico, ma quest'oggi vediamo che ha già riacquistato una condizione che gli permette assolutamente di essere nelle primissime posizioni a stretto contatto con i migliori. Qua invece siamo nella coda del gruppo con Bakelands e Pantano Gomez. E adesso il Pitoro è alle spalle. La presenza di Sagan là davanti nel gruppetto di testa, Silvio, complica maledettamente le cose un po' per tutti. Perché insomma Sagan è un uomo che sa vincere anche le volate di gruppo. Se questo plotoncino arriva fino al traguardo, beh, il grande favorito a questo punto, per come si sono messe le cose, per come si stanno mettendo le cose, diventa proprio lui. E non resta... Sagan, che fra l'altro attacca anche ora in discesa. Attacca anche ora in discesa perché non resta altro che tentare di sorprenderlo, perché in salita non l'hanno staccato, in discesa è uno dei migliori, quindi diventa quasi impossibile pensare solo di riuscire a metterlo in difficoltà. È lui in prima persona che salta sulla ruota di chiunque tenti di scattare. In questa occasione lo ha fatto allo scatto di Giampaolo Caruso, hanno preso qualche metro di vantaggio e mi è sembrato tra l'altro alle spalle di Menchov, sì, Denis Menchov, ed è proprio Denis Menchov, mi è sembrato che alle spalle ci sia un'altra maglia Canon, mi sembra proprio Moreno Moser, quindi potrà contare anche Peter Sagan sulla presenza e sull'aiuto, immagino, di Moreno Moser nel tenere controllata la situazione in questo finale. Tra l'altro conosciamo bene le caratteristiche di Moreno Moser, come ha vinto l'anno scorso, pensiamo a Francoforte, pensiamo prima al trofeo La Iguella. Sono fra l'altro due uomini che con caratteristiche diverse possono essere annoverati nel lotto dei favoriti a questo punto, perché potrebbe aspettare tranquillamente la volata Peter Sagan, potrebbe provare invece con un attacco all'ultimo chilometro, ultimo chilometro e mezzo, Moreno Moser. Assolutamente, hanno più possibilità la Cannondale, team Cannondale, in questo finale con i due migliori componenti del loro team che sono entrati nel tentativo che dovrebbe essere quello definitivo. Sagan continua naturalmente, senza preoccuparsi di spendere energie, a darci dentro qui insieme a Denis Menchov. Stanno affrontando l'ultimo dentello, quello di cui parlavamo, appunto il Monte Magno, dopodiché in cima mancheranno 6 km e 400 metri per il traguardo di Camaiore, più di 3 saranno in discesa, e dietro mi sembra Vincenzo Nibali con la maglia del team Astana, che sta tentando di riportarsi sulla coppia di testa. Dovrebbe essere sì proprio Vincenzo Nibali che sta cercando di portarsi di nuovo su Peter Sagan e su Denis Menchov. Si volta adesso lo slovacco della Cannondale, Peter Sagan, campione nazionale slovacco. In questa fase non sta dando grandi cambi Denis Menchov, un gruppetto di una dozzina di corridori che ha preso una ventina di secondi di vantaggio nei confronti del gruppo dal quale è uscito soltanto Steve Cummings, lo avevamo visto in precedenza. Eccolo qua Moreno Moser, c'è anche lui nel gruppetto di testa, Moreno Moser. Anche lui al debutto, ma molto pimpante, Scarponi davanti a Moreno Moser. Siamo ormai in cima a Monte Magno ed è sempre Sagan nella coppia di testa che è quello che fa la parte maggiore di lavoro. Sembra un po' di difficoltà Denis Menchov a seguire il ritmo del campione slovacco. Vediamo chi sta rientrando, non è Vincenzo Nibali, mi sembra una maglia dell'Androni Venezuela. Eccoci in questa frazione del comune di Camaiore, Monte Magno. Si svolta e comincia, si va verso la discesa dove c'è un monumento dedicato a Giorgio Gaber, che qua aveva una casa. Ed è proprio qua che è morto nel 2003 il grandissimo Giorgio Gaber. Nibali! E ora inizia il tratto favorevole a Vincenzo Nibali, tra un po' inizia la discesa, lui la conosce bene, è qui che nel 2009 in questo tratto in discesa che costruì la sua vittoria, ricordiamolo, ha già vinto il Gran Premio Città di Camaiore Vincenzo Nibali, ed è proprio nel momento in cui inizia la discesa che si porta in testa il campione siciliano ed è lui ad affrontare le primi tornanti di questa
tecnica, discesa molto tecnica con Peter Sagan alla sua ruota. Sono stati ripresi dunque Sagan e Menchov, e allora andiamo a vedere la composizione di questo gruppetto che potrebbe aver fatto il break decisivo, perché a questo punto per gli inseguitori diventa davvero problematico, estremamente problematico rientrare sulla testa della corsa. Sono in 12 davanti con Vincenzo Nibali della Astana, poi Rinaldo Nocentini della AG Désert, ci sono due uomini della Cannondale, li abbiamo visti, Peter Sagan e Moreno Moser, due uomini anche per la Lampre Merida, e sono Michele Scarponi e Diego Ulissi, c'è lo statunitense della Radio Shack Leopard Matthew Busk e poi due uomini della Katyusha, oltre a Dennis Menchov anche Giampaolo Caruso, Mauro Sant'Ambrogio della Fantini Selle Italia, due uomini per la Androni Venezuela, Francesco Reda e Miguel Angel Rubiano Chavez. Transitato in meno 5 Vincenzo Nibali, che si sta rendendo protagonista veramente di un gesto tecnico straordinario in questa discesa, ha creato, ha saputo e sta creando difficoltà a Peter Sagan, che era la sua ruota e ha deciso di mollarlo, e sappiamo quanto sia abile il campione slovacco proprio nei tratti in discesa, quindi Vincenzo Nibali tutto solo, il suo vantaggio qualche decina di metri su un gruppetto guidato da Peter Sagan, ma Vincenzo Nibali è riuscito per ora a fare la differenza. Bellissimo questo finale del Gran Premio di Camaiore con l'attacco di Vincenzo Nibali in discesa, e a questo punto, Silvio, avevamo detto in precedenza, se arrivano questi, il favorito numero uno per l'eventuale volata è Peter Sagan, ma ora, dopo quello che abbiamo visto fare allo slovacco nel tratto tra Montepitoro e Montemagno, bisognerà vedere cosa succederà poi in un'eventuale volata, perché lì ha speso tanto Sagan. Ha speso tanto, sappiamo che non è assolutamente un corridore che ha paura di fare lo sforzo in più, è già brillantissimo, viene da un momento particolare in cui ha dovuto subire qualche problema di salute che l'ha fatto ritirare da Tour de Loman dopo aver conquistato due tappe, però il fatto che sia qui davanti naturalmente è testimonianza di grande condizione. Può contare sull'aiuto di Moreno Moser, che ora si mantiene in ultima posizione. Moreno Moser, chissà non... che non cerchi il numero, Moser potrebbe mezzo. Abbiamo imparato a conoscere anche Moreno Moser, quanto abile sia nelle sue doti di finisher, un'arte che è praticamente ormai scomparsa nel ciclismo moderno, ma Moreno Moser ci ha dimostrato più volte durante la sua prima stagione tra i professionisti di essere veramente talentuoso nei finali di corsa, saper sorprendere più volte la compagnia, quindi Team Cannondale che ha da una parte la freccia Peter Sagan per un eventuale arrivo allo sprint e dall'altra può sfruttare le doti di finisher di Moreno Moser. Ripreso intanto Vincenzo Nibali. È stato ripreso il siciliano della Astana. Se dobbiamo interpretare non soltanto i risultati ma anche i segnali, beh, dobbiamo dire che sono decisamente positivi quelli che sta proponendo oggi Michele Scarponi. Ah, direi di sì, al debutto si è allenato molto, l'abbiamo ricordato, ha avuto un inverno difficile anche dal punto di vista psicologico, ma nonostante questo è qui a lottare per una vittoria fin dalla sua prima corsa di questa stagione 2013, una stagione importante per lui, auguriamoci naturalmente che tutto possa andare per il meglio e che Michele Scarponi possa essere messo nelle condizioni migliori per poter esprimere tutto il suo enorme talento. Si era spezzato in due nel tratto in discesa dopo la fiammata di Vincenzo Nibali, il gruppetto dei battistrada che adesso invece è andato a ricomporsi, dunque sono di nuovo in 12, considerando anche questa immagine in campo largo mi sembra di poter dire che nessuno può rientrare, no, da quelli dietro, Silvio? Assolutamente, anche perché i migliori sono stati selezionati davanti, questi 12 naturalmente ci stanno dando dentro, ormai ci stiamo avvicinando ai meno 2 all'arrivo, quindi eccolo qua proprio il cartello. Superato il cartello dei meno 2, c'è stato il tentativo di allungo in testa da parte di Dennis Menchov, che era stato guidato in discesa da Giampaolo Caruso, una discesa affrontata giù da Montepitoro per tornare a Camaiore senza correre eccessivi rischi, e adesso è proprio Giampaolo Caruso, altro uomo della Katyusha, che cerca di sorprendere gli altri attaccanti. Beh, lui non ha certo grandissime possibilità nel caso arrivassero tutti insieme. Ricordiamo allora la composizione di questo gruppo che sta andando verso l'ultimo
chilometro del Gran Premio di Camaiore, edizione numero 64. Nocentini della Cedesera, Nibali della Astana e poi Sagan e Moser della Cannondale, Scarponi e Ulissi della Lampre Merida, Matthew Busk, che è un americano della Radio Sciacca, due della Catiuscia, Menshov e Caruso, Sant'Ambrogio della Fantini Selle Italia, Reda e Rubiano Chavez dell'Androni Venezuela. Mentre tenta il tutto per tutto Vincenzo Nibali, l'abbiamo visto in ultima posizione stringere gli scarpini, classica operazione di chi vuole tentare di giocarsi il tutto per tutto per sorprendere la compagnia. Possiamo dire a questo punto che sarà Sagan a fare la corsa, perché Moreno Moser si è messo a sua completa disposizione ed è proprio il campione trentino, il giovane campione trentino, che sta riportando, tentando di riportare il gruppetto e soprattutto il suo capitano alla ruota di Vincenzo Nibali. Superato l'arco dell'ultimo chilometro, possiamo fare lo stesso discorso pari pari affrontato per Giampaolo Caruso, anche per Vincenzo Nibali, che certo non è una saetta in arrivi di questo genere. Dunque l'unica possibilità per il siciliano dell'Astana è quella di anticipare gli altri. Ha deciso dunque la Cannondale di provare la volata con Peter Sagan. Fino all'anno scorso compagni di squadra con Moreno Moser e Peter Sagan, quest'anno nel 2013 vestono una maglia diversa, quindi Moreno Moser si è impegnato a andare a riprendere il campione siciliano. Dovrebbe essere a questo punto un arrivo allo sprint tra questi 12, siamo ai meno 400 all'arrivo. Tra poco la curva a sinistra che immette nel rettilineo del traguardo, eccoci qua già in azione le nostre telecamere fisse con Moreno Moser, che adesso è in prima posizione pronto a lanciare la volata di Peter Sagan, prova ad anticipare tutti, Diego Ulissi prova ad anticipare tutti, Ulissi ma se ne è accorto, attentissimo Peter Sagan che è già là davanti, Peter Sagan, tutto facile per Sagan, terza vittoria stagionale per il gioiellino, per il fenomeno slovacco della Cannondale, Peter Sagan davanti a Ulissi e Nocentini. Questo è il podio del Gran Premio di Camaiore, questo invece è l'arrivo del gruppo. Non c'è stata possibilità per nessuno di rientrare sui battistrada, con Nizzolo che è in prima posizione ed è proprio Giacomo Nizzolo che va a vincere la volata del gruppo. Dunque Silvio, andiamo a vedere adesso il replay, l'arrivo di Peter Sagan. In pratica doveva fare attenzione soltanto a questo punto in volata, qualche tentativo di anticipo ci ha provato Diego Ulissi, ma è stato attentissimo Sagan, che poi davvero in volata ha messo tutti d'accordo. Ha messo tutti d'accordo, lui che è abituato a vincere anche le volate di gruppo in palcoscenico. Grandi firme per la 64esima edizione del Gran Premio di Camaiore. Peter Sagan davanti a Diego Ulissi e Rinaldo Nocentini, il grande